che è quello della proroga del contratto che porteremo fino al 2020. E questo credo che sia un viatico per lui e per il sistema che si accorge che abbiamo fiducia nel nostro commissario tecnico. Parte Isco, morbido! Il vantaggio della Spagna con un gran gol di Isco al 13° Iniesta verso Isco, può tentare la conclusione, si allarga sul sinistro Isco e sono due, doppietta di Isco, Sergio Ramos, il cross di Sergio Ramos per Morata e sono tre. Questa nazionale è assolutamente inguardabile e purtroppo è figlia di quello che c'è oggi, c'è un palazzo del calcio novantenne, c'è un CT bravissima persona ma che però non credo ci abbia degli incentivi, anche perché uno dei pochi nel mondo del calcio più vecchio di me, di poco. È il calcio italiano tutto in difficoltà, se tu guardi le squadre italiane che riescono ad andare avanti nelle coppe internazionali hanno uno, due, tre giocatori italiani e poi di necessità devono far virtù e comprano stranieri. Io credo comunque che dobbiamo cercare di sostenere questa nazionale fino alla fine, perché poi ci sarà uno spareggio, che tutti dicano si vince, siamo ai mondiali eccetera eccetera, tanto va giocato. Andiamo con la voglia di vincere, con la fierezza e la capacità dei nostri mezzi e con dei giovani motivati che hanno voglia di esprimersi e portare in alto i nostri colori. Siamo più che ottimisti, siamo diciamo certi che daremo il massimo. E se l'Italia dà il massimo, normalmente non perde. Ho fatto poco caso al sorteggio, perché tanto comunque dipende da noi. Se saremo in buone condizioni saremo l'Italia solida che abbiamo visto in tante situazioni, problemi non avremo. Se saremo sottotono, problemi ne avremo. Bene anche un impegno, forse il più duro che c'è, quello con la Svezia. È finita. L'Italia è eliminata dal campionato del mondo, era successo una sola volta, 60 anni fa. Che mondiali saranno senza Italia? Brutti, questi brutti. Si immagina st'estate come staremo a guardare gli altri giocare? E che ci posso fare? Cioè, purtroppo è andata. Che vuol dire purtroppo è andata? Si poteva far meglio, cioè, non ha sbagliato sempre la formazione? Guarda, ieri ho detto chiedo scusa agli italiani per il risultato sportivo. Per il risultato sportivo, ma sono due anni che stiamo facendo molto male. No, perché lo score mio è quello dei... è uno dei migliori degli ultimi 40 anni, ho perso due partite in due anni. Trucca. Siamo stati eliminati dalla Svezia, bravi. No, ma è stata una tattica intelligente quella di fare continuamente cross, perché loro erano piccoli e quindi noi crossando li avremmo beffati con i colpi di testa. Una intuizione che purtroppo non è andata a buon fine, però è un'intuizione giustissima quella di continuare a crossare contro gli svedesi. È come se avessimo giocato contro la Giamaica, avessimo cercato di prenderli in velocità, insomma, è stata proprio azzeccata tutta la partita. E poi, però, vabbè, io quest'estate non vedo l'ora di vedermi Germania, Corea del Sud. Figa. Io le posso assicurare che tornerò a giocare a boccette con chi dico io e vedrete che vinceremo. E col silenzio militare ci hanno anche squalificato a noi e abbiamo iniziato. C'erano problemi, l'Italia sarebbe stata anche lei anche protagonista. La nostra migliore prestazione, non parlo di quello dell'Italia, la nostra di noi due, la migliore, la osserverò. Siamo stati perfettamente in linea, abbiamo capito quello che sarebbe successo. Peccato non aver giocato. Lo sai Alessandro, intanto buonasera a tutti. E la cosa incredibile del video è che rimane. Sì, a voi io lo osserverò sicuramente. Capito? Quindi noi abbiamo visto un excursus di tempo dal rinnovo del contratto di Ventura, non più di tre mesi fa, al fatto che il presidente ha detto che va a giocare a boccette. Diciamo la verità, se lo facciamo rivedere i prossimi anni, diranno tutti che è stata costruita, che è un film della commedia italiana. Sì. Alessandro, siamo fuori dal mondiale. Non me ne può fregare di meno. Ecco,
così ve lo dico subito, anche se è stato un bagno di sangue economico mai visto, il mio giornale perderà decine e decine di copie, i colleghi non potranno lavorare, ci saranno gli uffici, posso dire, bar, ristoranti. Gli uffici quindi, pubblici volevi dire? No, scusate, si può spostare un pochino più là, grazie. Vado dalla parte. Un pochino più là, grazie. Pericoloso, questo lo dicevano anche le sorelle. Le sorelle, sì. Insomma, torniamo seri, perché l'Italia è una cosa seria. No, è stato un bagno di sangue economico, sarà un bagno di sangue economico, sarà un problema per le nostre piazze dove avevano già predisposto gli schermi giganti. Gli schermi giganti, dubito. Io sono veramente allibito. Io sono allibito che non si sia dimesso il presidente federale, è una roba che non si può guardare e francamente non promette molto anche per il futuro. Anche se dovesse accettare Ancelotti, è bravissimo, è un nome eccellente, io rimango dell'opinione che questo palazzo vada demolito. Parlo del palazzo del calcio, o si butta giù il palazzo del calcio o noi siamo costretti a queste figure, perché l'abbiamo detto noi, in questa trasmissione l'hanno detto anche altri, pochi gli altri. No, non l'abbiamo detto prima. Noi l'abbiamo detto bene. Perché? E l'abbiamo detto molto bene, perché una volta tanto si può essere contenti dei disastri e noi facciamo abitualmente, questa ci è venuta bene. Certo. E no, dobbiamo continuare così se vogliamo veramente distruggere proprio il movimento intero del calcio, cioè non si può continuare a dire sì, ma intanto continuano a tenere il presidente del federale, intanto le varie componenti del calcio, a parte devo dire, i giocatori, perché Tommaso è stato bravo, a un certo punto ha detto basta, si è andato via, però se continuiamo così a sostenere una figura come questa non abbiamo futuro, non abbiamo proprio futuro, l'abbiamo dimostrato e siamo fuori dal mondiale. Sei in affanno oggi? C'è un po' d'affanno. Sì, sono stanco. Sei stanco. Poi questa storia, io mi sono provato da questa vicenda, io ho dato tutto per andare in mondiale e non ce l'ho fatta. La cosa peggiore era la Russia, cioè nel senso positiva, negativa, in Russia sono tutti disperati che gli italiani non arrivano. Con i soldi, in giro di soldi. L'ho detto, era un problema economico mai visto. No, anche perché voglio vedere ora gli svedesi quanto spendano rispetto agli italiani. Gli italiani, nulla, assolutamente niente. Voglio dire, già quello, è che è uno scherzo, ma non è uno scherzo, perché qui si parla di tanti una botta, milioni. Una botta economica terribile. Senti, poi, perché ovviamente l'argomento nazionale è quello che tiene banco, e noi oggi abbiamo deciso di parlare di calcio. Di calcio, anche se poi all'inizio proprio di calcio non era, ma ci ricorderà. La nazionale questa volta, voglio dire solo questa cosa velocissima, la nazionale questa volta ha fatto felice Firenze. Magra una buona parte, una buona parte di Firenze. Perché, insomma, lo vedrete quando ci sarà, ma sai, se faranno i commercianti non sono mica molto contenti. No, commercianti assolutamente no. Perché comincia a mettere spazi esterni. Ma se dovessimo davvero vedere la partita Argentina-Italia amichevole al Franchi, ti farò vedere la straordinaria partecipazione dei tifosi viola. Comunque domani c'è Italia-Argentina al Franchi, ma di sì, rugby. Sentiamo invece Giovanni Galli che sul tema invece ha un concetto diverso. Sbaglia allora, se è diverso da noi ha sbagliato. Sentiamo. Siamo fuori dal mondiale. Sì, purtroppo siamo fuori dal mondiale, però credo che a questo punto serva fare tante le riflessioni perché siamo arrivati a questo punto. Io non credo che ci sia un unico responsabile. Fino ad oggi chi ha pagato è stato soltanto il CT Ventura, però credo che siamo tutti responsabili, perché prima di tutto pensiamo esclusivamente al bene nostro e non pensiamo mai al bene della collettività. Cosa voglio dire? Che questa continua guerra che c'è tra federazione e Lega logicamente non porta a dei risultati. Allora c'è da capire se la federazione avrà il mandato di poter operare ed esercitare fino in fondo quelle che sono le sue mansioni e le sue funzioni, allora probabilmente avremo una nazionale
mettiamo tutti dentro, dobbiamo capire che la nazionale è l'immagine di tutta una nazione. Un club che anche vinca, andasse a vincere domani la Champions League, non rappresenterebbe mai una nazione, ma rappresenterebbe solo ed esclusivamente un club. Ecco perché dico che ci deve essere chiarezza di compiti da parte della federazione e da parte della Lega, perché se continuiamo a pensare a vincere un titolo europeo con le squadre di club, allora continuiamo in questa maniera. Se invece la priorità torna ad essere come deve essere la nazionale, bisogna che si operi in un altro modo. Intanto una riduzione delle squadre per alzare il livello competitivo e dare anche più pause al campionato, e in quelle pause permettere anche alla nazionale, al nuovo PT della nazionale, di poter lavorare su un gruppo. Perché guarda, io credo che la federazione fino ad oggi dei passaggi li abbia fatti, ma poi ha sempre trovato l'opposizione della Lega. Allora, la nostra è una federazione virtuosa, ce ne sono soltanto 10 nel mondo virtuose e l'Italia è una di queste. È già questo un grande risultato. Il VAR è stato istituito in 3 nazioni in Europa e una di queste è l'Italia. Va bene. Abbiamo intanto la federazione ha iniziato a mettere in piedi, per quanto riguarda i settori giovanili, i centri di formazione, e contano di metterne in piedi 150 da qui al 2020. Io credo che ci sia da parte loro una certa progettualità, ma se poi si va a chiedere ai giocatori per fare gli stage, per poter costruire una nazionale che possa tornare a vincere, i giocatori vengono sempre giustificati da dei certificati medici, non vengono mai mandati e l'allenatore a quel punto è sempre costretto ad annullare oppure a iniziare un percorso come aveva iniziato anche Ventura, cioè con la nazionale sperimentale. Però questa nazionale sperimentale deve avere un seguito, deve giocare, deve fare delle partite come fa l'Under 21, come fa l'Under 20, come fa l'Under 19. Credo che ci debba essere una riorganizzazione di tutto il sistema, perché chi dice che i nostri settori giovanili non sono validi non è corretto, perché abbiamo la nazionale del 19 che è vice campione d'Europa, la nazionale del 20 è arrivata terza ai mondiali, la nazionale del 21 è vice campione d'Europa. Vuol dire che comunque i settori giovanili stanno costruendo qualcosa di interessante. Il problema è che dall'Under 21 alle prime squadre c'è il vuoto assoluto. Perché? Perché si ha più interesse ad andare a prendere i giovani dall'estero piuttosto che valorizzare ciò che abbiamo in casa. E quel vuoto, purtroppo, lo stiamo pagando a caro prezzo. Abbiamo sentito Giovanni che però ha fatto un'osservazione giusta. È vero che... Ma non è la prima volta, devo dire, i settori giovanili del calcio italiano per altre volte hanno fatto dei grossi risultati, penso alle Under 21 in particolare, e ora si sta parlando di cose interessanti, bisogna vedere se le fanno, come le seconde squadre stanno lottando molto per le seconde squadre, io sono d'accordo, una volta c'erano, e quindi... San Martino, come si chiama? La De Martino. La De Martino. San Martino è quello che si è messo a capo. Suoni tu, dindonda. Io sono d'accordo, settori giovani, bisogna ripartire proprio da lì, dal settore giovani, ha ragione Giovanni, ha ragione a indicare col ditone che i responsabili stanno più in alto dei settori giovanili, ovviamente stanno ai piani alti del palazzo. Sì, ma poi, che bisogna cominciare, perdonami, ma se tutte le volte si decide di fare un programma, che sia Conte, Ventura, al di là di tutto, degli allenatori, perché poi siamo tutti allenatori, no? Ma è ovvio che ci vuole l'assenso dei club, ma se i club non sono, non gliene può fregare di meno. Anche loro, i club, stanno agli ultimi piani. Appunto, se, dove voglio dire... Mi ebbe oscillare. Anche sulla Lega ci sarebbe molto da dire. No, tra l'altro io voglio dire, te dicevi della seconda squadra, in Francia c'è la CFA. Sì. La CFA è un campionato a tutti gli effetti, perché certo, è un misto di giovani...
e di giocatori della prima squadra che non giocano in prima squadra, certo, quindi... e c'è le retrocessioni in Serie B come regolarmente in un altro campionato vero, duro, che quando vai ci vai a giocare. Io ho visto giocare giocatori tipo Birov, perché erano al Monaco, non giocavano, capito? Cioè, voglio dire... Ma infatti questa è una battaglia che deve essere fatta, ma in questo palazzo no, fai la guerra dei bottoni, non so se mi spiego, fai gioco, una volta si faceva con i tappini, vabbè, non vince mai nessuno. Invece Leonardo Sottani, ora che mandiamo, ha un altro concetto, perché lui è molto solidale con i giocatori, perché lui si è trovato, ora te lo racconterà, a giocarsi uno spareggio ripescato con la Russia per andare a Pechino. Sentiamo. Siamo fuori dai mondiali e questa è l'unica certezza che abbiamo come appassionati di calcio. Triste soprattutto perché, insomma, il mondiale di calcio, sa che è un qualcosa che va oltre anche il calcio stesso, no? È un qualcosa che alla fine poi tutti gli italiani aspettano, e sinceramente non farne parte di questo evento, insomma, è un qualcosa di brutto e che non ci voleva, insomma, anche per l'immagine del nostro paese già non era così, no? Così bella come lo è stata in passato. Per noi poi italiani all'estero devo dire che ancora sa di beffa, immagino in Brasile quanti già messaggi posso aver ricevuto dai miei amici brasiliani, tra virgolette prendendomi in giro, no? Dell'Italia. Però questo fa parte del gioco, lo fanno con spirito di ironia, sapendo che comunque anche loro poco tempo fa hanno passato, tra virgolette, un dramma sportivo, no? E questa volta io ricordo 7-1, no? Che hanno perso loro contro la Germania in semifinale in casa. Questa volta tocca a noi, forse ancora più pesante, perché noi si tratta proprio di non partecipare. E al di là di questo, però, al di là degli scherzi, dei messaggi, ho avuto tante testimonianze d'affetto, perché tutti riconoscono che un mondiale senza l'Italia realmente non è lo stesso mondiale. Leo, ci facevi accenno fuori onda, anche se noi siamo sempre in onda, ha una similitudine con ciò che tu hai passato per le qualificazioni dei Giochi Olimpici di Pechino. Ma è davvero alta così lo stress di uno spareggio per la qualificazione di qualcosa di così importante? Ho avuto qualcosa di molto simile, perché nel 2007 l'Italia ancora non si era qualificata direttamente, no, tramite i tornei, i piazzamenti durante i campionati mondiali, europei, avevo avuto in precedenza, c'erano dei posti, e praticamente si è ritrovata a fare l'ultimo torneo di qualificazione, ci fu a marzo del 2007, e in quell'occasione CT richiamò molti dei vecchi giocatori, senatori, considera che io non giocavo già da 6 anni in nazionale, e richiamò perché era un po' l'ultima spiaggia, e lui si affidò un po' a un mix, no, di giocatori più esperti con quelli che erano in quel momento in nazionale. E realmente lì ti giochi, noi arrivammo a giocarci la finale contro la Russia, una Russia che poi era stata nelle ultime due edizioni olimpiche, quindi 2004 e 2000, era stata medaglia d'argento e bronzo. Qui ci trovavamo noi contro la Russia e per un posto solo, per Pechino. L'avemmo meglio noi 12-11, quindi la Russia rimase fuori dall'Olimpiadi di Pechino. Fu una battaglia sportiva e realmente lì il peso lo senti tutto, perché alla fine se vinci è una festa realmente nostra, una festa nostra, dei giocatori, della federazione, ma alla fine non hai vinto niente, no? Sei qualificato per l'Olimpiadi. Il peso però di perdere quella partita e quindi di lasciare fuori Italia dalle Olimpiadi, sette vere Olimpiadi, sarebbe stato qualcosa di storico e una macchia sul nostro curriculum, per cui so benissimo quello che hanno fatto i giocatori e mi dispiace, sono molto vicino, perché realmente è una cosa, è una macchia che non la togli, brutta, si parla sempre di sport e quindi niente di... però è un qualcosa che nella carriera di uno sportivo rimane, perché sono quelle cose che non difficilmente si scordano, e per cui sono vicino ai giocatori, però ecco, alla fine mi sembra che
tutto quello che non è stato raccolto da questa squadra è frutto di un movimento che non va, che è alla deriva di un sistema Italia in generale, ma io parlo del calcio, che realmente è rimasto arretrato rispetto agli altri paesi, e alla fine il conto viene presentato, salato, ma è stato presentato. Non so se ci hanno registrato in questa nostra discussione, sì, fuori, si anche perché ormai... però, hai sentito, Leonardo ha fatto un esempio... Fa un riferimento a una partita importantissima. Ma che ospiti abbiamo noi, sottani, galli, incredibili, ma chi ce l'ha? Nessuno, no, più che altro non c'hanno due. Non c'hanno due come noi, cioè. Prego, dottor Rialti. No, la storia è vera, grande partita, fu una partita difficilissima, tra l'altro a Russia, insomma, lì fu. Chiamata alle armi, come si vuol dire, con i giocatori di maggiore esperienza. Qui il Citius aveva più chi chiamare, aveva chiamato gli esperti, quelli non esperti. Cioè c'è una scena emblematica, quando il capitano della Roma, il capitano della nazionale, prima sulla cosa nel dente, tutto fatto, e decide, quando gli viene chiesto di entrare in campo, dice: ma non devo entrare, io fa entrare Insigne, se ha bisogno di segnare. Siamo davanti a qualcosa, nemmeno a Topolino, un film con Topolino su queste cose via. Quindi la mutinata del Bounty. Quindi colpe totali tutti, su Ventura. Non c'è, no. Ventura sì, anche Ventura, ma capito, questo ti ho detto è il palazzo da tutti. Quelli che hai fatto vedere te. Tutto quello che hai fatto vedere io te. Io mi è dispiaciuto mettere anche Renzo volta. Olivieri, però... No. A me no, per me è giusto anche lui, perché è stato uno di quelli che comunque ha sostenuto la permanenza, l'ancien regime. Ancien regime. Regime. Sono stato contattato, devi sapere. Dall'ancien regime. No, non è uno scherzo, sì. Vi dimostrerò che no, dal principe Grimaldi, sì, per fare una serata di beneficenza dove non pagano e cercavano un regista. Ovviamente chi hanno chiamato? Tutte le volte non c'è da pagare, sei il numero uno. Assolutamente, quindi io andrò. Andrai, è una serata di un ballo, di gatto. Ma almeno. Sì, mi pagano da dormire però, quello da dormire a mangiare. Anche perché a Monte Arlo... ma altro il palazzo. E dovrò fare anche delle scene particolari. Non voglio sapere. No, volevo dire, ora andiamo in pubblicità perché abbiamo già sforato nel primo blocco, ma ritorniamo, la nazionale non abbiamo finito. Perché ancora. C'è... No, madonna. La vendetta cinese. Wang in arrivo. Allora, rientriamo in studio. Cos'è? No, pensavo fosse una sopracciglia rasgata. Un baffo nero sui baffi bianchi. E ci eravamo lasciati avendo sentito il commento di che faceva un'altra osservazione sugli italiani all'estero. Sì, ma anche questo è una grande botta, perché la nazionale spesso e volentieri è stata un elemento coagulante per gli italiani all'estero. E aspettano il mondiale con grande gioia, questo mondiale, mi dispiace. No, tra l'altro no, poi niente. Ti devo chiedere una cosa che ho chiesto anche ai nostri ospiti. Padroni. Di casa quasi. E sentiamo invece, ti ho detto, è tornato Wang, invece, che fa un'analisi molto attenta e molto, come sempre, precisa da cinese, qual è? E aggiunge anche una cosina interessante. Sono terrorizzato, andiamo. Wang. Io credo, oggi ho letto un grandissimo articolo scritto da un ex giocatore argentino che si chiama Diego Latorre, è anche un bravo scrittore. Lui ha detto: il dramma dell'Italia non è l'eliminazione, ma è il futuro. Cioè, domani sarà peggio. Questo è il vero dramma, perché il calcio italiano non sa più preparare i giovani, come sfornare i talenti, non sa più come organizzarsi, e poi c'è anche un vecchio signore di Varese, mi pare, che è lì a creare disordini che invece di dare ordini. Tu cosa pensi che si possa fare e cosa sia più giusto fare da ora in poi?
credo che più giusto fare prima di tutto è di cacciare Tavecchio, che con lui in potere non si può più far nulla. E lui adesso vuole anche trasformarsi salvatore del paese, firmando con Ancelotti, lanciando dei progetti, però finché questo signore rimane nella poltrona di Via Allegri a Roma, il calcio italiano non potrà andare in avanti, perché il calcio, come tutti i tipi di sport, è anche un'etica, e la giusta etica qui è che un uomo che ha causato un disordine, un trauma così enorme, bisogna avere la vergogna di andarsene. E se uno insiste e non ha la vergogna, questo io credo è la vergogna dell'Italia. E purtroppo dobbiamo sopportare ancora questa vergogna per anni, se Tavecchio con i suoi alleati rimangono ancora lì. In Cina come si è presa questa eliminazione dell'Italia, visto comunque che il mercato cinese, almeno fino a dicembre dell'anno scorso, ha investito nel calcio italiano? Io credo che molti appassionati del calcio, e da anni abbiamo assistito a questo declino del calcio italiano, e tutti hanno saputo che prima o poi arriverebbe questo giorno, e poi magari le ragazzine piangono perché ai prossimi mondiali non ci saranno questi i ragazzi italiani, però è un'altra storia. Perché se vogliamo parlare della geopolitica, se per esempio in Asia, Corea del Nord, succede qualcosa, e anche il mondiale sarà compromesso, quindi non sappiamo se l'Italia sarà ripescata oppure avrà ancora luogo il mondiale in Russia, se succede qualcosa con la Corea del Nord. Quindi sicuramente è inutile sperare in questi tipi. Tanto sarà una vergogna se questa Italia va a giocare il mondiale, sarà la stessa vergogna. Non è che tu mandi Insigne in campo con quei vecchi indietro, tu puoi vincere il mondiale o arrivare in semifinale, è impossibile, credo che è impossibile. Tu fai giocare Barzali due partite in tre giorni, è impossibile. Quindi credo che sarebbe meglio evitare questa vergogna. Abbiamo sentito Wang, che attacca ovviamente il vecchio palazzo come te, tra l'altro dice il io vecchio Wang, di Varese, perché sì, è di Varese, no, lui non vuole nemmeno pronunciare il nome, il vecchio di Varese deve andare a casa, bisogna svecchiare, e poi fa anche una a Varese se vuole, sì, e poi fa quella considerazione anche sulle donne cinesi, che non è una osservazione stupida. Io insisto e dico la A per poter in qualche modo recuperare, guardate noi. No, quello sicuramente, noi faremo qualcosa di speciale per i mondiali. Come no? Faremo vedere la partita dell'Italia, anche se non gioca, è incredibile, sì. Per il popolo cinese che ci guarda. Senti, però io vorrei anche affrontare un altro argomento, no? Visto che ho fatto la domanda e te sei rimasto un pochino, ti ho visto interdetto quando ho fatto questa provocazione ai nostri amici, perché la cosa assurda è che sui social, e qui maledetti social, benedetti per tante cose, maledetti per tante altre, si è scatenata la bagarre sulla possibilità di un ripescaggio dell'Italia. Qualora Nigeria, Corea del Sud, Senegal, Egitto scoppiasse una guerra, come l'ex Jugoslavia, sì, che poi andò alla Danimarca. Sì, sì. Ora ragazzi, a sperare una in una guerra, veramente. Sperare in una guerra, per andare ai mondiali, ma anche no, ma chi se ne frega, no? Cioè, voglio dire, ma sarebbe, questa è la follia. Sarebbe una tristezza indicibile, secondo me nemmeno i giocatori vorrebbero una cosa del genere, nessuno, nemmeno il nuovo CT, nessuno, cioè speculare, questa è una speculazione. Ma perché si arriva a tirare? Lo so, non voglio pormi nemmeno la domanda, perché sai, sulla rete, quando butti giù la rete rimane di tutto,
No, no, ma questi sono, no, questi sono argomenti tirati giù da giornalisti sulla rete. Da uguale, nella rete, ma i giornalisti sono mia esenti dalla rete. Ma non per attaccare la categoria, ci mancherebbe altro. No, però non attacchiamo ogni tanto. Non sono dei ragazzini che mettano... È male, malissimo. È un tentativo, sulla... purtroppo è un tentativo proprio perché la situazione economica è grave, perché è stato un colpo durissimo, ognuno si aggrappa a quello che può aggrapparsi, addirittura a questo, francamente, devo dirti, è di una tristezza indicibile. Sì. Non lo sapevo, ecco, mi hai rovinato la giornata. Questo purtroppo è quello che è successo. E vabbè, però dobbiamo farcene una ragione, siamo fuori dai mondiali. Sono fuori dai mondiali. Quindi loro, io mi ero vestito anche da azzurro, perché comunque io rimango un sostenitore. Io il mondiale lo vedrò, farò tifo per l'Argentina. Io tifo per l'Italia che non c'è. Chi ci sarà? Detto questo, voltiamo pagina. Vai. E la pagina successiva è questo bellissimo articolo. Speedy Viola, c'è un ottimismo nel Corriere, nello stadio, non sulla Fiorentina? Non l'ha fatto lui, che è incredibile. Noi siamo i più forti dopo la Lazio nei primi 15 minuti, peccato. Che è come il campione del mondo nei 10 metri. Peccato che si gioca a 90, aggiungo io. Capito, come dicevo, batto a buon. Molte nei 5 metri e mezzo. A me piacciono questi articoli, io guardo sempre lì perché c'è il mio amico Simone che dopo interviene. Si sta rotolando. State lì, non vi muovete. Perché noi si scappano. Perlomeno viene Simone, alza un po'. Non lo alza molto. No, ma lo alza almeno di altezza. Fiorentina. Ecco, la Fiorentina non è molto lontano dalla situazione della nazionale. Spal Fiorentina. Lo so, messa così sembra una battuta di Benigni, ma in realtà è vera, si giocherà una partita importantissima, sembra da ridere questa battuta, ma è così, è veramente importante. Tant'è vero, non è un caso, che partiranno in 2000 per andare a Ferrara a vedere la partita, perché comunque questo è una specie di spareggio. Anche noi giochiamo con la Svezia, la nostra Svezia è la spalla, per cercare in qualche modo di restare ancora ancorati, l'ultimo vagone per l'Europa, chiamala come ti pare, e a questa squadra ha bisogno di reagire. Due sconfitte consecutive, era arrivata fino al settimo posto, era un mezzo miracolo. L'Europa mia che deve ricostruire. Non è che è cambiato, è nona, ma non cambia, no, non è undicesima. Sì, no, undicesima, mettiamo il tuo che cambia. Come dire, il mio babbo direbbe se un Ezzup è bagnato. Cosa è successo in questi 15 giorni nella Fiorentina? È successo quasi niente. Dramma quasi niente, c'è. Io invece una cosa. Terù che sta lottando per vedere se riesce a fare in tempo a tornare per la partita di domenica. C'è Chiesa che non ha giocato nella Under 21 perché ha qualche problema fisico. Ci sono notizie per Chiesa che potrebbe firmare presto questo contratto, allungamento di contratto, perfezionamento del contratto. C'è un po' di voci di mercato. Ce n'ho un'altra di voce di domanda da farti. Sì. Ho posto solo a uno dei tre perché mi sembrava quello più ficcante. Te la faccio dopo aver sentito i nostri ospiti, Galli, sì. Sottani. Così e preparo. Wang sulla Fiorentina. Wang è il più tenero sulla Fiorentina, pensa. Wow. Ha cambiato proprio atteggiamento. State attenti. Sì, si è fatto due sconfitte. I cinesi sono così. Sono così. Sentiamoli. Sì, dico che queste sono le partite che la Fiorentina dovrebbe vincere. Però faccio una nota all'atere di quello che dissi a suo tempo e che ho sempre ritenuto fosse valido per la Fiorentina. La storia non vince, la storia ti può aiutare a vincere, però poi dopo è quello che fai sul campo che ti permette di vincere, no? Che cosa voglio dire? Che in questo momento se te guardi Fiorentina, uno guarda Spal Fiorentina, 3-0 per la Fiorentina, perché la Spal arriva, è vero, da due campionati vinti in Serie C e in Serie B, ritorna in Serie A dopo 50 anni, giochi contro la Fiorentina che comunque negli ultimi 10 anni ha sempre quasi fatto le competizioni europee, per cui non c'è partita, questa è la storia. Il problema è la realtà di quello che andrai a mettere in campo, di cosa riuscirai a fare in campo, di cosa troverai di fronte e quale può essere il tuo atteggiamento di fronte alla squadra che andrai ad affrontare.
perché? Perché a Crotone avevamo detto la stessa cosa: se riusciremo ad avere lo stesso furore agonistico del nostro avversario, la qualità tecnica dovrebbe avere il sopravvento. Questa è la, no? È la classica frase che bisogna dire, ma che è la pura realtà. È logico che se vai a Ferrara e pensi di aver già vinto, oppure pensi di trovare una squadra dismessa, o trovare, no, assolutamente no, assolutamente no, perché intanto c'è un allenatore toscano che è stato allenatore anche nel settore giovanile della Fiorentina e che ci terrà tantissimo a fare bene in questa partita. Ci sono tanti giocatori che sono arrivati facendo un percorso lunghissimo alla Serie A, per cui alla Spal ci tengono non soltanto, no, per quello che hanno fatto, ma per certificare quello che hanno fatto nei due anni precedenti e perché se la sono guadagnata la Serie A. Allora, se saremo in grado di capire quali potranno essere le difficoltà, no, di domenica a Ferrara, probabilmente riusciremo ad ottenere un risultato positivo, altrimenti potremo andare incontro ad un'altra catastrofe, come è successo a Verona col Chievo e come è successo a Crotone. Prossimo appuntamento, Spal Fiorentina. Verona vince. Sì, non c'è dubbio. La vince perché è una partita alla portata nostra, siamo più forti in ogni ruolo, per cui è una partita assolutamente da vincere, anche se purtroppo non è scontato, perché poi il calcio, come in tutti gli altri sport, comunque non c'è mai niente di scontato, però i favori devono essere dalla parte nostra se abbiamo veramente la voglia di fare qualcosa in questo campionato. Per cui, al di là di quello che potrà mettere in campo la SPAL, la Fiorentina deve andare in campo con questo tipo di consapevolezza, che comunque siamo più forti e dobbiamo ottenere dei punti, se no diventa tutto più difficile. Cosa ti spaventa? Quali insidie ci possono essere da una trasferta come questa? Spaventare niente. Quello che c'è da stare attenti è che comunque dovremo avere grandi motivazioni, ma questa dobbiamo avere anche noi, una squadra che viene da una promozione, quindi una squadra che è già una certa magra, ha una mentalità comunque, diciamo, tra virgolette, vincente, no? Quindi avendo, e che sta ottenendo anche dei risultati importanti, ha avuto un buon impatto con la Serie A, no? Al di là dei punti sta facendo delle buone prestazioni, di cui questo entusiasmo, che dovrà essere però dall'altra parte, da parte della Fiorentina, contrapposto anche dal nostro entusiasmo, vedo una squadra di giovani che hanno tutto da dimostrare, tutto il futuro dipende soltanto da loro, per cui credo che le motivazioni come ce l'hanno loro le dobbiamo avere noi, e però a favore nostro c'è, cioè, che noi siamo tecnicamente più forti. Credo che comunque la Fiorentina non ha fatto male perdendo contro la Roma 2-4 a casa. Era un giorno molto gelito, con vento, con pioggia, e poi Fiorentina ha dimostrato che i giovani, i nuovi giocatori, non hanno ancora capito pienamente il campionato italiano, alcuni almeno, e invece la Roma ha tutti questi giocatori pronti. Tipo Gerson, che è già a Roma da una o due stagioni e formandosi, quindi questo è il risultato. Noi tra due anni, magari la Fiorentina, qualche giocatore avrà la stessa maturità o anche di più. E quindi credo che il problema sarebbe di pensare che Fiorentina a Ferrara ha l'obbligo di vincere, così i giocatori, la squadra, non avranno la giusta serenità di affrontare comunque una squadra forte, perché Spal, ho visto alcune partite, sta crescendo parecchio, e bisogna anche cercare di evitare la stessa trama come è successo al campo di, non mi ricordo, Benevento, Crotone, perdendo contro Crotone. Bisogna evitare questo tipo di trama, perdendo contro le piccole, ma a questo punto bisogna pensare magari anche a un pareggio andrà bene,
prima non perdiamo, non prendiamo gol e poi cerchiamo di vincere. Io sempre con il nostro sponsor che non ci dà soldi, ma noi lo sosteniamo. No, no, ma sto scherzando, sosteniamo anche la Gazzetta, Spot. Anche il Sole 24 Ore. Spot, per i nostri investimenti. Wang, sulla mia domanda, è stato non tenero come sempre, ma scusami, ma un presidente di calcio dice che non venga a vedere, gli piacerebbe tanto venire a vedere la sua squadra, ma non viene perché ha paura della contestazione. Ma dove siamo? A Firenze. Come se Menicucci non va in agenzia perché due mesi non vede un appartamento e quindi non si può far vedere dalle cose. E due anni non ci va. No, no, è come se, come invece li vende, ma al di là di questo. Allora, no? Allora. È follia. È un argomento che noi abbiamo da quest'estate tirato fuori, che però purtroppo non ha nessuna risposta, ha ragione Wang, non esiste un'azienda dove il proprietario sta altrove, diceva lei dove sta altrove. È un posto dove non deve stare altrove. E questa squadra è una squadra molto giovane, la presenza di un presidente, anche se la Fiorentina ha una situazione particolare, c'è un presidente esecutivo, Cognigni, è un presidente non esecutivo, Andrea Della Valle, è un presidente ante litteram, Diego, insomma che no, ognuno c'è, non c'è, in realtà non c'è nessuno, quindi questa è una delle spiegazioni delle difficoltà di questa squadra, sta anche in questo. Se tu non hai una società che sia perfettamente coesa, i risultati saranno sempre peggiori di quello che è il valore complessivo di questa squadra. Non basta Pioli, non basta Corvino, non bastano i 2000 che stanno partendo e stanno andando a Ferrara. Non basta gli appelli, non basta la squadra, non basta Pioli, ci vorrebbero loro, ma non ci sono e non ci saranno, perché se anche devono venire, come ti posso dire, o una cosa è corrisposta o non funziona, come l'amore, è inutile essere innamorato di una se non sei corrisposto, questo è un dato certo, te puoi continuare, alla fine diventa vessazione. E non più amore. Sì, io la cosa che mi ricordo a me dell'ultima volta che un presidente non si presentava allo stadio a Firenze fu Cecchigori nel periodo in cui prima che si fallisse, ma era una catastrofe. Ma era una situazione E poi... ma scusa, ma secondo te il Fiorentino ancora oggi pensa a contestare la Valle? Tanto il campionato è iniziato, sappiamo ma che poi, la squadra è tutta... Poi siamo chiari, contestazione, cioè quella che c'è a Firenze è una parvenza, non ti posso dire... una ipotesi di contestazione, perché quattro slogan, il mio giornale pochi giorni fa, che è questo? Sì, che è questo qui, ha messo una bella foto del presidente federale e ci ha scritto qui, te ne vai o no? Sì. Ecco, questa, detto fra noi, oltre al fatto che io mi sono sentito mai o in quel giorno coeso il mio giornale, e questa è una forma di contestazione. Il fatto che tutti, che una volta ogni tanto, in 95 minuti di una partita, ogni tanto parta un della Valle Vatra, non è contestazione. È come ti posso dire, le rimanenze di un contenzioso e non è stato chiarito. Scusa, io mi ero perso un attimino nei contenziosi qui di questa mora. Sono suoi. No, è una mora. È una vergogna. È una vergogna, non si possono vedere queste cose. Io, Spy, il suo Spy, sogno... Spy, signorini, guardaci ogni tanto, aiutaci. Questa è più vera. Pensa a noi. Aiutaci. Noi guarda, aiutateci. Siamo da tutte e due le parti. Signorini, anche soprattutto amici, lui. Aiutateci. Lui è l'uomo esperto. Aiuta me, anche a me. Lui è quello che ti può dare. Sì, no, io vorrei avere più che altro. Senti, prima di andare in pubblicità, che partita sarà allora a Ferrara? Ora? Partita difficile, perché guardate, hanno un allenatore molto bravo. Bravo, va a venire a Firenze. Bravo, è venuto, ci ho parlato, l'ho investito, l'ho cercato di ammazzarlo. È un allenatore bravo, conosce benissimo Firenze, ha una squadra di gente che dall'anima ovviamente in campo, il livello tecnico la Fiorentina è superiore, ovviamente questa è una banalità, ma come hanno detto anche i nostri amici, è una partita nella quale o tu dai il 100% oppure puoi anche perdere, ci è successo. La Fiorentina in trasferta fatto qualche buon risultato, ha vinto a Verona col Verona, ma
ha perso anche altre squadre. Chievo, Crotone. Che non sono il Real Madrid, no, e il Deportivo La Coruña. Senti, una cosa che non abbiamo detto, la partita con la Roma fu una partita incredibile, il primo tempo straordinario di questa, sì, squadra. Sì, però lì c'è una spiegazione. Io non sono stato, come ti posso dire, sorpreso. Perché? Il primo tempo, allora, la Roma è nettamente superiore alla Fiorentina. Un giocatore solo della Roma vale quasi tutto il centrocampo, parlo di Nainggolan. E la Fiorentina ha fatto un primo tempo straordinario, raddoppiando da tutte le parti, tornavano indietro, per dirti Ciolito è venuto a recuperare. Si era finito. A un certo punto hanno fatto il possibile 3-2, quella traversa colpita da Chiesa. A quel momento lì è stato un blackout. La squadra cascavano tutti in terra, non riesce. Roma più forte comunque, ammettiamolo. Però Roma quell'ora è stata bella. Tra l'altro io ho visto la partita su Liberi e Indipendenti, che voi dovete sapere. Io, no, su Facebook c'è Liberi e Indipendenti, saluto, grazie di avermi fatto vedere la partita gratis. No, siccome si parla di social, io l'ho visto su Liberi e Indipendenti. Dato un consiglio anche per i nostri ascoltatori, no? Domenica, Liberi e Indipendenti, non c'è bisogno di andare a Ferrara. Guarda, anche io, Liberi e Indipendenti. Tu la vedete, poi pubblicità. Se poi mi suonano a casa, però sono problemi nostri. Problemi tua, oh mia. Sono Libero e Indipendente. Pubblicità. Oh, terzo blocco. Terzo blocco, ovviamente, ripartiamo col campionato. Abbiamo accennato della Fiorentina. Meno male. Non so con quanta entusiasmo. Per fortuna ci sono subito due grandi big match. Il derby, Lazio-Roma, e Napoli-Milan. Due partite straordinariamente... Non so se sono sul Liberi Indipendenti, comunque sono partite. Io ci proverò. No, partite belle, il campionato è bello, occhio, perché la Fiorentina vive una stagione molto grigia, molto difficile, la nazionale è un fallimento, ma il campionato italiano secondo me è un buon campionato. C'è delle belle partite e queste due sicuramente potrebbe essere un sabato splendido, perché il derby fra le romane non è affatto scritto, perché la Roma è una squadra forte, la si è vista contro la Fiorentina, però trova una Lazio che è quasi miracolata. Perché si trovano a meraviglia, i giocatori stanno dando il 200% e non è quindi un derby scritto, partita vera. E poi seconda serata c'è il match, secondo me scudetto, che potrebbe anche dire molto dal punto di vista dello scudetto, perché è una partita comunque importante. Anche perché se Napoli vince taglia le gambe totalmente definitivamente al Milan, che la vedo alta. Ma poi... comunque se vince il Napoli fa fuori uno dei suoi avversari. Perché lo mette nelle condizioni di accontentarsi probabilmente all'ultimo posto Champions e forse addirittura lottare solo per l'Europa League. È il mio avversario importante e poi rimane in testa. Sì, sì. Poi tra l'altro è la prima volta che Lazio-Roma, tra l'altro la Roma non vince un derby ormai non si sa da quanto e le vince tutta Lazio. Ma è se te dai, esiste una possibilità matematica ma anche tecnica, che il derby finisca in pari e che il Napoli batta il Milan. In quel caso, guarda la classifica e tolto la Juve, già sì, c'è un piccolo ostacolo. Certo. Sentiamo il piccolo ostacolo da parte dei nostri tre opinion leader. Ti piace anche opinion Wang, leader? Anche Wang. Wang, voglio dire. Quando si parla di Milan. Anche Wang dopo dice una cosa sul Milan, ma la diciamo separata. La sorpresa più grande viene dal derby di Roma, perché tanto la Roma è ripartita con un allenatore nuovo, ha fatto delle cessioni importanti, ha preso dei nuovi giocatori che però ancora all'atto pratico non li abbiamo visti, perché al di là di Kolarov poi dopo Cic ancora è un mistero, lo stesso De Frel è un altro giocatore che abbiamo visto poco. La squadra è più o meno quella dell'anno scorso, senza tanti grandi giocatori, da Salah a Rudiger e compagnia facendo. Perciò la Roma è sicuramente quella che oggi ha fatto il percorso più in fretta, no, per arrivare lassù, per rimanere lassù, di tutti gli altri. La Lazio sta continuando
in un cammino, non so come dirti, se sembra quasi in un cammino in paradiso, no? Una squadra che è sempre, non si sa mai quale possa, no, possa essere il risultato di questa squadra, e tutte le volte ci meravigliamo. Ecco, io credo che a questo punto sarebbe l'ora di smettere di meravigliarsi, perché è una squadra che comunque ha battuto la Juventus due volte su due quest'anno, è lì in cima al campionato, è qualificata ai gironi di Europa League dopo aver vinto 4 partite su 4. Beh, io credo che oggi la Lazio sia un'altra certezza. Ecco perché questa partita, secondo me, al di là proprio del derby di per sé, avrà un sapore veramente straordinario e speciale. Dall'altra parte cosa c'è? C'è il Napoli che deve ritornare, no, a trovare se stesso, perché diciamo, la sconfitta con il City, il pareggio di due domeniche fa a Verona, l'assenza di Gulam, che sembrava, no, vuol dire, facile da poter sostituire, invece ci siamo trovati che, insomma, le due partite nelle quali Gulam era fuori, non sono arrivati i risultati. Beh, il Milan, non lo so, in questo momento non saprei dirti se è carne o se è pesce. È una squadra che ancora non ha un'identità precisa, è una squadra che cambia molto. Montella, sto leggendo sui giornali, addirittura in vista della partita di domani sera, vuole spostare anche la posizione di Bonucci sulla linea difensiva per metterlo a fare più copertura dal lato di Insigne. Beh, io credo che i giocatori abbiano bisogno soltanto di una cosa, di certezza da parte dell'allenatore. E credo che Vincenzo in questo momento abbia fatto un solo grande errore: ha dato la possibilità a tutti i componenti della rosa di giocare e di mettersi in evidenza, no? Ma non ha dato la certezza a nessuno di quello che debba essere un concetto di squadra. Leo, domenica due big match, Napoli-Milan e prima Lazio-Roma, quattro squadre importanti per questo campionato, soprattutto tre in questo momento che stanno lottando veramente per il vertice, e un Milan che faticosamente cerca di risalire. Che partite saranno? Ma sarà un derby molto bello, equilibrato, con due squadre tutte in salute, che hanno voglia di non perdere contatto con la meta della classifica, per cui mi aspetto veramente un derby molto combattuto. Primo derby senza Totti, per cui anche questo tipo di curiosità, no? Però vedo due squadre in salute, sarà probabilmente poi non giusto per convincere, rimanere attaccato a quel treno della meta della classifica. Mentre Napoli e Milan, altra parte interessante, perché un Milan che cerca disperatamente quella continuità, no, dei risultati per provare a risalire in classifica, e Napoli che aveva dimostrato forse un po' di stanchezza, no, dopo quel un po' senza meraviglioso incarnato, però forse ammite, no, l'impegno anche della Coppa Campioni. Vediamo se ha recuperato un po' lo smalto e riuscirà a confermare, no, con una vittoria, la leadership del campionato. Per cui partite sicuramente molto interessanti. Un tuo pronostico? Ma secondo me il Napoli alla fine riuscirà a vincere, perché è una squadra che comunque va veramente, veramente molto bene. Il derby, guarda, dico la Roma, perché ha sempre visto ultimamente dobbiamo fare la Lazio, fare un po' meglio la Lazio, però credo che la Roma abbia trovato veramente una quadratura importante, anche se probabilmente gli mancheranno in Golanco, un giocatore determinante per loro, però voglio dire la Roma, perché va un po' contro il pronostico, perché penso che la Lazio possa avere qualche colpo in più, ma dico Roma, giusto per andare un po' contro tendenza. Credo che Lazio-Roma sarebbe una partita molto tattica, molto equilibrata, e può anche finire 0-0, anche se la Lazio sta facendo una valanga di gol, però
la partita può anche finire 0-0 perché se è una partita troppo tattica, allora tutti si ruotano a centrocampo, tutti perdono palla e poi la partita diventerà noiosa, però senza pericolo per entrambi. E invece Napoli-Milan, io credo che sicuramente Napoli va a vincere perché Milan non ha soltanto un problema di Montella o una scelta tecniche e tattiche, ma anche il problema della società. E credo che i giocatori non possono giocare tranquillamente, con serenità, le partite. E tutti parlano dei debiti, dei fondi, e non è un giusto ambiente di giocare a calcio. Ma gli stipendi sono arrivati a Milano? Non so, fino adesso non è uscito niente, però io credo che è un'assemblea dei soci senza il presidente né il braccio destro del presidente è una cosa più che strana. E poi si stanno parlando dei prestiti enormi, tipo, non so, 400 milioni di euro o di più per coprire i debiti. Credo che Milan già siamo vicino all'abisso. Prego Alessandro, commentiamo un po' queste Allora, bombe. Galli duro su sì. Montella, Wang Allora, duro su. sul derby, ho detto prima, non sono convinto che questa sia una partita scritta. La Roma sì, forse ha qualche chance in più, però la Lazio è una squadra di rivelazione, mi piace moltissimo, gioca bene, c'è un allenatore che trasmette molta forza e c'è una tranquillità di gruppo notevole. L'altra partita è delicatissima, per tutte e due, Stavo perché... notando, scusami se ti interrompo, ci siamo tagliati i capelli tutti e due. No, non dallo stesso valore. No, È stato Wang. io ero da un Siamo andati cinese, da Wang. io Siamo sono andati andato a da pubblicità, ero in Wang. via Baracca da un cinese che mi ha tagliato i capelli, lo saluto, ciao, 10 Ciao. euro e via. 10 euro. 10 euro, Io sono senza shampoo però, me l'ero io, fatta a casa per fatto bene. risparmiare, Fatto bene. ovviamente. Senti, invece. Invece sul Milan e sul Napoli, in effetti la partita è delicatissima per entrambe, perché il Napoli tutti aspettano che abbia un contraccolpo, perché la squadra sembra leggermente in calo. Occhio però, perché il Napoli poi spesso ha deluso quelli che aspettavano la crisi. In Milan invece il problema c'è, perché il Milan è davanti a una partita dentro o fuori, e ci sono dubbi su Montella. Lui è bravo, secondo me è uno che reagirà bene. Mi vedete se la squadra ce l'ha tutta dalla sua Ma questa parte. storia di Bonucci che ha detto Giovanni che lo sposta a È un destra, giudizio tecnico che che poi magari è azzeccato, non poi lo so, io non sono in campo, grado, non conosco bene le dinamiche interne al Milan, però visto così, cioè la mia mano sembra che. io conosco molto bene quello che può fare il presidente, l'ex presidente del Milan, futuro possibile presidente del Consiglio, perché lo vedo scatenato sull'orlo degli 80, cioè Poi ottantenne, dopo Wang l'ottantenne. abbiamo parlato della. Non dimenticare che intanto ha vinto È anche quello che abbiamo chiesto a Wang, che non mi non è ma anticipare i tempi perché gli ho lui chiesto se reinveste i soldi non lo nel so, Milan. non lo so, ma Sessantino, occhio, occhio, un perché sessantino riprende, lui mica. è un ottantenne d'attacco. Bisogna stare attenti, perché attenti intendo calcisticamente in questo caso. Perché lui potrebbe da un momento all'altro riprendere il Milan. Nel momento in cui si riaffermasse la sua volontà di tornare in testa al Milan, convincendo la famiglia, in particolare i figli, a fare un'operazione del genere, il Milan tornerebbe prepotentemente anche in corsa per tutto. Questo non vuol dire che senza Berlusconi non c'è Milan. Può darsi che questa cosa qui cosa si riesca in qualche modo a Ha ragione, però pianificare scusami, ha anche. ragione Wang, non si è mai visto un consiglio d'amministrazione senza nessuno che ha potere di firma e senza il presidente. No, quella è una situazione insostenibile. Però Voglio dire. quindi, secondo me, da un momento all'altro c'è da aspettarsi qualche giocata straordinaria dell'ex presidente. Se torna
a giocare il presidente è come se tornasse Van Basten in campo. E ora sai, il presidente fondamentalmente... Parlo di calcio, eh? Sì. Non vorrei essere però poi bisogna male. Anche investirli i soldi, perché ultimamente il presidente non è che ne avesse investiti così tanto. Intanto ha recuperato questi soldi di Ilaria, di Ilaria, scusami. Cavolo. Sì, sì. Dei Veroni. Sì, sì, Veronia. Lario. Ilario. E sono pochi. Nelle separazioni io sono molto afferrato. Lo so. E non sono pochi. No, 60 più un risparmio di 1,4. Non è male. Non è male. Anticipato i tempi perché Wang ci dice qualcosa dopo su questo suo concetto, eccetera, eccetera. Vogliamo fare gli auguri, però, visto che c'è il derby, a un romano de Roma, tifoso della Roma, è un grandissimo attore, un grandissimo regista, Carlo Verdone. E quindi... ci sembra giusto che Carlo Verdone, tra l'altro con la mamma toscana di Siena. Verdone è uno dei miei attori preferiti, non lo nascondo, anche perché specialmente ultimamente è stato uno dei nostri interpreti, migliori interpreti di noi, di me sicuramente, te meno che sei molto giovane, ma insomma della mia generazione. Mi mantengo bene. Oltre il gradevole, un uomo di cultura, un uomo di... che ama l'Italia, che ama gli italiani e li racconta benissimo. Personaggio straordinario, come era suo padre peraltro, è stato un personaggio fantastico della cultura italiana. E quindi auguri. Auguri Carlo, auguri. Carlo, come sempre noi siamo super, super partners, perché l'Italia quando rappresenta dei grandi talenti vanno sempre ricordati. Noi siamo qui. Auguri Carlo Verdone. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi. Sì, non si ricordava che blocco era, scusatemi, quindi... Blocco di calcio. Ogni tanto viene fuori... Ma io il blocco lo fa benissimo. Esatto, lui è un bloccante. Un block. Sì. No. Come si chiamano quelli? Back block. E lui poi ci racconterà delle storie da giù. Non vi racconto nulla. No, io c'ho l'esclusiva. Non c'ero. No, perché tu me l'hai detta in macchina. Io per rispetto macchina. Non... sono mai venuto in macchina. Non ho registrato. No, ha fatto bene. Bugiardo, io comunque la nego. No, c'è il video. Il video non si può negare. No, ma non ero io. Era uno assomiglia tantissimo. Simone, noi abbiamo l'angolo di Simone che a cui devo fare un paio di domande tecniche. Ciao Simone. Buonasera. Non parlare perché non hai microfono. Questo ancora Simone non ha imparato che bisogna avere il microfono per parlare. Eccolo qua. Se me lo danno. Esatto, scherzando. Ciao Simone, tutto bene? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora Simone, io volevo farti due curiosità. Allora, una, un commento sull'arbitraggio di Italia-Svezia. Giusto. Ma attenzione, però non sugli episodi eccetera, perché te mi dicevi delle cose molto molto come sempre interessanti su come si affronta una partita così importante dove gioca una nazionale importante come l'Italia. Vorrei un pochino, cioè sicuramente quali sono gli aspetti che un arbitro, no, si trova ad in base poi anche a quegli episodi che hai visto, che erano 4 episodi abbastanza netti insomma. Un arbitro dovrebbe entrare in campo, guardare, non pensare e fischiare, perché se pensi rischi di sbagliare e deve vedere e fischiare. In questo caso l'arbitro è entrato in campo pensando di non voler influire in maniera decisiva all'interno della partita. Cioè, deciso a non voler dare rigori. Non voleva dare, sì, ma è entrato senza voler dare, pensando di non dare rigori. Perché? Perché dice se do un rigore e sbaglio poi favorisco l'uno o favorisco l'altro. In questo caso, secondo me, un arbitro che ragiona così sbaglia nettamente. Perché? Perché non dare un rigore che può essere sacrosanto o non sacrosanto, comunque mette scusa un attimo, la squadra. Stai pure sul totale quando siamo così, te lo dico da qua. Stai sul totale, non andare sui cambi, non fare i tagli, non c'è spazio. Ecco, o sul secondo totale. Vi piace questa regia in diretta? Scusami, è bellissimo. Bravi, Beccalossi. Dai, sui due totali. Scusami, ti ho interrotto. Zeffirelli. No, perché se no non viene fuori il concetto che stai esprimendo, perché devono stare su di te. Vabbè, il concetto che stai esprimendo è molto semplice. L'arbitro deve fare l'arbitro. Al momento in cui pensa
come agire all'interno prima di una partita, non fa più l'arbitro ma fa qualche cosa che va a suo pro. Quindi questo secondo me è un arbitro che ai mondiali proprio non ci dovrebbe andare, perché quello che dici, quello dell'altra, quello sera, dell'altra sera non ci dovrebbe andare, perché lui ha tentato di fare una partita a pro suo, non a pro delle squadre, ma a pro suo. Quindi un arbitro che non deve esistere. Quindi nel mondo del calcio. Io non fischio nulla. Io non fischio nulla, può fare Arancia. È troppo facile fare l'arbitro. Sì, ci voleva lavare. Tra l'altro Giovanni Galli una cosa interessante ha detto rispetto alla VAR, dice: attenzione, però noi siamo tra le tre nazioni d'Europa che abbiamo la VAR. Certo. Quindi questa federazione così male non ha fatto in tante una, cose. Una cioè, su 50. Sì, però insomma la VAR ti ha aiutato molto, voglio dire, no? Cioè, a livello, sta aiutando molto. Devo dire anche una cosa: l'uscita della nazionale dai mondiali, poi parleremo anche di questo, dico una cosa sola, sì, l'uscita della nazionale dai mondiali per gli arbitri è una cosa molto importante. Perché? Perché già sono ritenuti i più bravi al mondo. Ci sono tre nazioni, quattro, quante sono, che utilizzano la VAR. Ai mondiali ci sarà la VAR, quindi già a tavolino le partite più importanti andranno agli arbitri italiani, secondo me, per forza di cose. La finale quasi sicuramente potrebbe essere italiano, dovrebbero proprio sbagliare durante le partite, ma se no, troviamo l'aspetto positivo, chiamiamolo sembra positivo. Io preferivo avere la nazionale italiana piuttosto che l'italiana a fare. Però la è finale. Anche vero che un arbitro che rappresenta la nazione è pur sempre una partecipazione ai mondiali, non c'entra nulla con l'aspetto tecnico, però anche poi fa parte. Devo dire, io sono ma solo perché hanno fatto la VAR o perché siamo più bravi? No, perché siamo più bravi. Però ecco, io devo essere un po' controcorrente, forse non piacerò tanto ai tifosi per certi aspetti, però io da fiorentino tifo per la Fiorentina e tifo pro Fiorentina, non tifo contro l'Italia o tifo contro la Juve, io tifo per la Fiorentina, perché questo deve fare il tifoso, non si deve tifare contro, bisogna tifare per la nostra squadra, questa è la cosa più importante. Alessandro, scusa? No, io non sono d'accordo. No, tutto anche sul discorso degli arbitri. Sugli arbitri è vero, sono stati gli unici ad avere avuto un vantaggio dalla sconfitta dell'Italia, che avranno uno spazio enorme e sono i favoriti per disputare semifinale e finale. E non sono d'accordo su questa ultima cosa, nel senso che sono d'accordo, nel senso che bisogna tifare per. Però in questo caso nessuno ha tifato contro l'Italia, no. Si è tifato contro una federazione. Certo. E poi un'altra cosa, e qui poi la chiudo, dal mio punto di vista, sì, Ventura ha colpa, ma secondo me ci hanno colpa tanti giocatori, perché non si può attaccare per 90 minuti e tirare 20 palle fuori lo specchio della porta, non si è mai tirato dentro la porta, quindi vuol dire le colpe. Ma questo giocatori. È stato molto bravo Bonolis, scherzando, ce l'ha detto in apertura questa cosa qua. Un'altra cosa ti volevo chiedere invece, io ho questa curiosità, come mai quando si fa, io mi ricordo anche le telecronache, no? Si presenta, si va alle formazioni, poi si dà il nome e il cognome dell'arbitro e di dov'è, perché? Cioè, Pieri di Genova, perché? Minicucci di Firenze. È un'indicazione per andare a trovarlo se arbitro. No, questa cosa viene sempre indicata. Viene indicata perché dovrebbe essere un'indicazione della super partes dell'arbitro, perché chiaramente un arbitro di Milano non può arbitrare in Milano l'Inter. Amichevole sì, ma non so. Quindi bisogna dare l'informazione alla gente perché la gente sappia. Sì, poi può capitare come è capitato a mio padre. Perché non è che sì. Come è capitato a mio padre quando io ero piccino, avevo 10 anni, ero andato a abitare ad Ascoli, aveva espulso 3 giocatori, sì. Per 2 giorni e 2 notti ci hanno tempestato di telefonate con offese di tutti, e quando gli rispondevi si arrabbiavano perché non erano abituati a avere le risposte. Comunque vabbè. Va bene Simone, rapidamente il tuo angolo deve essere conciso, 30 secondi sulla proposta commerciale di questa settimana di Simone Menicucci, Casa TV Immobiliare. È entrato un oggetto. Senti. È entrato un oggetto fantastico perché è adatto per una famiglia che abbia voglia di fare un investimento, che abbia voglia di avere dei soldi in tasca, ed è un bellissimo bed and breakfast vicino alla stazione di 170 metri quadri con 5 camere matrimoniali, tutte con il bagno, completamente ristrutturate, e più di 120 metri quadri di giardino con delle palme, molto molto bello. Devo dire che per una famiglia, per qualcuno che ha dei figli e vuole fare un investimento,
voi fate conto che comprare le mura di questo oggetto, solamente la rendita delle mura è 2500 euro e rende circa 70.000 euro l'anno nette. Quindi, in bed and breakfast, quindi prezzo, è meglio di così. Dire il prezzo? La senti di dirlo? 700.000 euro. 700.000 D'altra parte va calcolato un metro quadro dell'azienda. Che ne pensi di questo? No, è un'occasione di lavoro, peraltro, vi faccio notare. Certo. Tantissimo. Giustissimo. Questo è stato. Bene, Simone, ti ringraziamo. Stai un attimino qua, appena parte il contributo che faccio vedere. Io colgo l'occasione per salutarvi tutti. Sono rimasto senza parole. Però, sai, si va avanti nella vita. Ma non ti facciamo fuori, non ti preoccupare. Ti chiami Benedetta, vero? Sì. Dì un po' come ci siamo conosciuti noi. Cioè, in realtà non ci conoscevamo nemmeno, no? Ci siamo conosciuti al bar vicino... Al bar? Come al bar? O in un evento. In un evento, Ciccio. Noi ci siamo conosciuti in un evento. Tutta la scintilla d'amore è scatta. C'è poco da fare. Era proprio amore, Alessandro, non era un cavallo. E quindi poi te ti sei, hai deciso di proporti. Esattamente. Ma hai fatto delle avance al regista? Sì, certo, chiaramente. Ovviamente. Tolkerizzato il regista, l'ho seguito e gli ho fatto capire che volevo essere qui oggi. Capisci? Quindi, facendomi capire così, come potevo io, Alessandro, non... Cioè, sono stato anche un po' preso con violenza, no? Io sono stato preso con violenza e quindi io non potevo esimermi da dirle di sì, almeno dargli una chance, no? Assolutamente. Non giuro, mi ha solo dato un bacio sulla guancia e lì ho capito, non ho capito più niente e mi ha comprato in questo modo. Se no non ci crede, non ci crede, no? Non ci crede Rialti. Digli che è tutto uno scherzo, che non verrai mai, perché sei troppo bella per noi. Digli, non verrò mai. Mi spiace, ma signor Rialti, non verrò mai, perché sono davvero troppo bella per stare qui dietro. Capito. E soprattutto, te hai due occhi che parlano da sé, veramente. Sì, Sì, fammeli vedere. Alessandro. Tu devi avere il coraggio. Devi avere il coraggio di far vedere il filmato del tuo... Quando hai preso con la forza, hai violentato Wang. Devi farlo vedere. Devi fare outing. Farò vedere perché io farò outing perché in una stanza di casa mia Wang è venuto spesso. Ha ceduto. In realtà io cedimento cinese. Perché io voglio chiudere questa puntata, questo blocco, eccetera, per parlare di un argomento che secondo me abbiamo scherzato con questa ragazza. Che mi ha stalkerizzato veramente, però siamo alla follia. Sì, ormai sì. Onestamente sta diventando una specie di piovra da tutte le parti, casi che ora cominceranno a dire che è successo anche nell'Ottocento, inizio del Novecento. È vero, ma... Allora io parto da un presupposto, lo dico con tutta franchezza, tutte le forme di violenza e che ci possano essere un frutto di una donna, come può essere anche il contrario, molti meno asi chiaramente, sì. Ma tutto quello che è in posizione fisica, specialmente fisica, ma anche psicologica, è una vergogna e quindi è bene perseguirlo. Però quando si comincia a scoperchiare in questo modo, si sta tornando indietro i 30, 40, 50 anni, ci vengono fuori anche dei dubbi. E che questa storia sia in qualche modo non controllabile e questo è pericoloso perché poi può diventare, come ti può dire, un effetto moltiplicatore. Ripeto però, davanti a casi come questi bisogna un attimo riflettere e bisogna intervenire drasticamente. Una cosa, io credo che ci sia anche l'uccisione dell'arte qui, perché qui si sta andando, al di là dei registi che saranno implicati. Quasi tutti i registi, ti faccio notare. Sono quasi tutti registi. Registi, sì, ma perché sì. Io ho parlato con Wang su questa cosa, sì. Parlando anche di... No, il concetto è che comunque un regista possiede l'attore, sì, uomo o donna, prima, durante e dopo un film. Certo. Questo è il concetto dell'arte registica, ma qui si sta uccidendo una professione e un'arte, cioè quella di attore e quello di regista. Perché la cinematografia è un indotto importante a livello mondiale, attenzione, e noi stiamo buttando fango su tutta una categoria
dove oggi uno si può svegliare e dire sono stata violentata da Stallone. Benissimo. Ci mancherebbe altro. Verrà condannato Stallone. Certo. No? Sì, ma non la categoria, sono d'accordo. Capito? Come dire quel giornalista ha scritto il falso, tutti i giornalisti scrivono il falso, cioè questo chiaramente non è vero. Fermo restando che io insisto sul fatto, l'episodio di violenza va certificato, identificato e condannato. Laddove ho sentito dire, io francamente provo difficoltà, grande difficoltà. Io ho voluto toccare questo argomento perché mi sembrava giusto anche la parte maschile potesse dire qualcosa sull'argomento, perché è vero che oggi stanno parlando molto le donne e poco gli uomini su questo argomento. Poi c'è anche un discorso di meritocrazia e lì potremo aprire, no, lo scenario in tutti i settori, no? Dal giornalismo alla televisione, certo, alla medicina, alla politica, e quindi andiamoci calmi. Io non voglio fare finali particolari oggi, perché secondo me questo è un argomento in cui bisogna essere seriosi, perché se noi oggi siamo qua, scherziamo, ridiamo, eccetera, ma perché Alessandro Rialti ha una credibilità portata da 40 anni, quindi uno domani si potrebbe svegliare, 60, uno domani si potrebbe svegliare e dice no, Alessandro Rialti, io ho fatto, non mi ha fatto fare la giornalista. Calmi ragazzi, io ho fatto, scusami se ho preso l'esempio calzante, stiamo calmi, stiamo tutti calmi e sentiamo sull'argomento e vi salutiamo, soprattutto sentiamo la dolcezza di una bambina di 22 anni che è venuta qui in studio a prestare il suo servizio, ci ha detto cos'è l'amore, cos'è lo stalking. Chiuderei così. Che ne buonasera dici? A tutti. E cosa pensi te di questa cosa? Dello stalking? Dello stalking, delle avance, di quello che sta succedendo. Penso che se è limitato va bene, però se poi si supera la barriera del rispetto verso le persone, per le donne soprattutto, perché in questo caso le donne sono le maggiori vittime, insomma, non è bello, ecco. Ma si sa qual è il limite tra avance e invece violenza? C'è il limite, certo, c'è anche differenza. E poi, insomma, dipende anche da quello che vuoi fare. Ma tu riesci a capire quando un uomo ti importuna? Certo, quando... sì. Cerco di tenermi sempre alla larga. Ma... Se vedo che è il caso, potrebbe essere anche piacevole essere, sì, infortunato. Vabbè, quello sì, ma quello poi lo vedo io, non pensi? L'amore sono tante cose, è difficile spiegarlo e non lo so, è inspiegabile. Tu sei già pazza di me, di la verità. Sì. Te lo devi dire. Un pochino, no? Sì, devo dire la verità. Capisci? Dov'è il potere?